Se è vero che l'amore della madre è amore per il nome, cioè amore per l'unicità assoluta del figlio, il padre dà il cognome, lo inserisce in un'appartenenza familiare e pubblica, familiare dove impara che non è l'unico della stirpe, ci sono altri parenti in linea retta e collaterale che si chiamano come lui, pubblica dove riconosce che non può bastare il solo nome per essere riconosciuto all'anagrafe e diventare qualcuno nella società. In altri termini, il padre insegna al figlio a lasciarsi amare di un amore di cui sono amati anche altri e a farne tesoro per la sua crescita. Diventiamo adulti quando insieme al nome ci vantiamo anche del cognome. San Giuseppe dà a Gesù il cognome, lo inserisce nella stirpe di Davide, gli dà il posto nella società insegnandogli che si può essere il figlio unico, l'amato, senza darsi delle arie. E Gesù per tutta la sua vita mostrerà ai suoi che l'amore del Padre investe proprio tutti, eppure ognuno lo sente rivolto proprio a sé.